Famiglia, lavoro e povertà in Sicilia sono questi gli argomenti al centro del Consiglio regionale di ACLI Sicilia che si è tenuto oggi pomeriggio a Catania in Corso Sicilia. La fotografia di fine anno, ma anche le nuove proposte alle istituzioni sono state lanciate dal vicepresidente nazionale ACLI Santino Scirè insieme ai presidenti provinciali dell'isola. I dati a disposizione per l'anno 2012 dipingono un quadro sconfortante e complesso, così come ha spiegato Scirè. Si pensi solo che per quanto attiene il mercato del lavoro, la Sicilia presenta una peculiarità molto sconfortante. Infatti, dei 500.000 posti di lavoro persi in Italia dall'inizio della crisi, il 60% ha riguardato il mezzogiorno. Secondo Scirè non si può perdere di vista il vero obiettivo di questi mesi. Infatti bisogna assolutamente lanciare nuove proposte alle istituzioni per rendere veramente efficace l'intervento dell'ACLI Sicilia. Abbiamo rifatto una nuova analisi a fine anno rispetto un po' ai dati poco generosi nei confronti della Sicilia e del Mezzogiorno in generale, ma soprattutto della Sicilia relativa alla situazione economica, alla situazione legata al lavoro, al welfare e alle famiglie siciliane. Siamo convinti che bisogna rilanciare una nuova strategia sul welfare in questa regione e un welfare che sia un po' più, sempre più municipale, cioè un welfare a misura di territorio, di comunità. Siamo convinti, abbiamo rilanciato con forza che è urgente in Sicilia e per il territorio della Sicilia un piano straordinario per l'occupazione giovanile. Non è possibile che in Sicilia ogni due giovani uno è disoccupato e quell'uno che è inoccupato non ha più speranza nel futuro. Bisogna invertire questa tendenza, bisogna invertirla lavorandoci, bisogna invertire parlando con la gente e creando soprattutto occasioni anche di confronto, perché il lavoro non è detto che se in Sicilia non c'è non si può creare.